Bentornati da Tarta 4. Sì, prima che ve lo chiediate, vi dico che in civile non c'è quest'oggi. È andato a fare un servizio a Mergellina e ci sono soltanto io. Vi chiederete, ma perché questo video? Bene, è presto detto. Proprio ieri mi è capitato di spiegare in game a uno di voi, che ho aggiunto tra gli amici di Battle.net, come investire al meglio i pochi gold guadagnati dalle quest quotidiane. Bene, sicuramente una delle cose da fare è accumularne abbastanza da acquistare pacchetti o bustine, che dir si voglia, per implementare il roster di carte a disposizione e creare mazzi che nel meta siano almeno competitivi. Ma c'è un'altra via migliore a mio avviso, che è l'arena. L'ingresso in arena costa 150 gold, quindi più di un pacchetto che costa invece 100 gold. Cosa andiamo a comprare quindi con questi 150 gold? E andiamo a vedere nel dettaglio. 1. La possibilità di creare un mazzo scegliendo tra 3 carte per volta, il cui valore è totalmente random. Possono essere comuni, rare, epiche e leggendarie. E questo si traduce quindi in un livellamento, diciamo, dello scontro, perché anche i vostri avversari faranno la stessa vostra cosa. 2. Il divertimento derivante da qualche ora di scontri, e ricordo che dovete perdere un totale di 3 partite per uscire dall'arena. E 3. I premi, che sono tanto più importanti per quante più vittorie avrete riportato, fino a un massimo di 12. Perché questo sistema è conveniente? Bene, al termine di un'arena, a prescindere dal vostro risultato, che può essere anche di 0 vittorie, riceverete sempre un pacchetto dell'ultima espansione in corso. Quindi 100 gold dei 150 spesi all'inizio copriranno una parte di questo investimento. Oltre a questo potrete ricevere della polvere arcana, altri gold, altri pacchetti oppure carte dorate. Un mix di tutta questa roba, insomma. Inoltre, l'arena è un'ottima forgia per imparare le meccaniche del gioco qualora queste ultime non vi siano abbastanza chiare nel meta. Ovviamente i giocatori meno esperti non conoscono quali carte utilizzare al meglio in questo formato di Hearthstone, dunque oltre alla fortuna in fase di creazione c'è un sistema per craftare un mazzo in arena che vi permette di scegliere sempre le carte con il valore maggiore o creare sinergie più funzionali tra le carte stesse, evitando così di essere preda di deck imbarazzanti, almeno per quanto dipenda dal vostro metro di giudizio. Sto parlando di Hearthstone.com e il relativo Hearthstone Companion, ma procediamo con ordine. Fase 1. Andate su Hearthstone.com e create un account. Gratis! Una volta creato l'account, potete già cominciare a sfruttare il sistema di comparazione di carte cliccando su Start New Arena. Che cosa è il sistema di comparazione di carte? È semplicemente un metodo per visualizzare e quindi scegliere quale carta abbia il valore maggiore fra le 3 carte, appunto, che state scegliendo in arena e che poi andranno a comporre il vostro deck finale. Avviate anche l'arena su Hearthstone, scegliete la classe e dite anche al sito quale classe state usando e poi, una volta fatto questo, inserite le carte che vorrete comparare. Hearthstone vi suggerirà quale delle 3 sia la scelta migliore di volta in volta fino alla creazione del deck finale. Una volta creato il deck, il sito vi dirà anche di che tipo si tratta, aggro, control, tempo, eccetera, in modo da potervi facilitare lo stile di gioco. C'è una sezione dove è possibile inserire infine i risultati di ogni vostro scontro. Questo vi fornirà uno strumento di analisi dettagliata e di facile consultazione per il futuro, dandovi statistiche anche sui traguardi raggiunti e i premi quindi ottenuti. Fase 2. Poiché è scomodo fare avanti e dietro tra sito e gioco, scaricate l'app Hearthstone Companion nell'apposita sezione del sito. Una volta fatto, lanciate l'addon Uberwolf, nel quale è contenuto Hearthstone Companion, e quindi lanciate Hearthstone Companion e cominciate un'arena. In automatico avrete il valore delle carte che state scegliendo e l'addon registrerà tutti i progressi sul sito nel vostro account. Tutto molto bello, comodo e sistemato. Ora non vi resta che giocare la vostra arena e io vi lascio con un grandissimo in bocca al lupo e condividete questo video se vi è piaciuto. Un abbraccio da Tarta 4.